Il cadavere in quanto facendo ultima volta per ultima volta veloce veloce. Buongiorno, ultima volta Raffaella Falco di Sicilia scritto. Stiamo provando per la giornata di martedì 21 agosto del 2018, che è già il passato adesso 2 anni fa. Sul posto anche gli esperti della polizia scientifica che hanno eseguito i rilievi. Carte d'identità, qua faccio ultima volta veloce veloce. Documenti tutti falsi per riuscire ad ottenere da agenzie di assicurazioni del centro e del nord Italia polizze RC auto su auto immatricolate nella provincia di Napoli, risparmiando così migliaia di euro. E la truffa che ha scoperto la polizia stradale di Amaro in provincia di Udine, che ha portato Udine, qua la guardo. Della Repubblica di Napoli a chiedere il rinvio a giudizio di 36 persone per le ipotesi di reato di truffa e l'uso di falsa documentazione. La stradale qua faccio vedere. Con falsi documenti sono almeno 150, ma il numero delle polizze truffaldine, secondo gli investigatori, sono svariate centinaia. A stipularle con agenzie delle province di Udine, Padova, Vicenza, Bolzano, qua Vercelli, faccio Torino, Bologna, qui. Firenze, Isernia e Campobasso sono stati i componenti di una organizzazione al cui vertice c'era un'intera famiglia napoletana, composta da due fratelli, una loro sorella e la moglie di uno di loro. Qua faccio veloce. Trasportatori che illegalmente autolavaggi, qua faccio veloce. Scaricavano in zone isolate dell'ambiente protetto, autolavaggi con lavori a nero senza impianti di depurazione, autorizzazione allo scarico nelle fogne, opifici tessili senza registri di scarico di rifiuti con sacchi di scarti di lavoro in attesa di involarsi, e lo spaccato di controlli effettuati per la tutela dell'area di particolare interesse naturalistico, qua sto facendo veloce. Coordinamento territoriale Carabinieri per l'Ambiente al Parco Nazionale del Vesuvio. Le verifiche hanno riguardato attività produttive ritenute a maggior rischio sia in riguardo allo smaltimento illecito di rifiuti o reflui che per gli automezzi usati per il trasporto e l'abbandono di rifiuti su aree isolate trasformate in discariche. Numerose le multe elevate e numerose anche le denunce. I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno confiscato un ingente patrimonio mobiliare ed immobiliare del valore stimato di oltre 1 milione di euro ad un pregiudicato napoletano appartenente al clan di Camorra. Licciardi, qua faccio veloce veloce. Nel Lazio. Il provvedimento qua faccio veloce. Di Latina ed eseguito dal GIPCO, il gruppo investigazione criminalità organizzata del nucleo di polizia tributaria di Roma, costituisce l'epilogo di complesse indagini avviate nel marzo del 2015, quando su delega della DDA da Capitolina nei confronti di Edoardo Marano, gravato da numerosi precedenti per associazione di tipo mafioso, l'imputazione per la quale qua faccio veloce. Tribunale di Napoli in primo grado a 9 anni di reclusione all'estorsione e alla detenzione illegale di armi e munizioni, qua faccio veloce. Carabinieri della sezione di Capo Napoli, di Monte, qua faccio l'ultima volta e basta. Indebita una impiegata di 52 anni. Nei giorni scorsi una signora 71enne aveva visionato il suo estratto conto, sobbalzando quando aveva notato che le era rimasta di Monte, facendo presente anche l'accaduto qua faccio vedere. Le verifiche successive dei militari hanno evidenziato sin da subito che per tutti i prelievi gonfiati aveva operato la stessa cassiera. Con qua faccio in flagranza vedere. L'impiegata è stata denunciata all'autorità giudiziaria, qua faccio veloce. Spaventoso incidente la notte scorsa nei pressi di Bosco Reale, come ancora una volta lo schianto è di entrambe le auto. C'erano alcuni ragazzi, a quanto pare nessuno di loro qua faccio l'ultima volta. Per fortuna serie conseguenze. Amici dei limiti dei negozi sono per la giornata di martedì 21 agosto del 2018. Ok, stacchiamo.